è lo part più antico del mondo, senza nessuna logica, ma sta lì, esiste. È un oggetto artificiale di circa 2,8 miliardi di anni, prima dei dinosauri. È il maggiore enigma dei tempi moderni. È la sfera di Klerksdorp. Trovata il 17 di marzo 1977 da alcuni operai che lavoravano in una miniera vicino a Klerksdorp, in Sudafrica, dove trovarono alcune sfere dall'aspetto metallico di diametro da 1 a 2 cm. Le sfere furono rinvenute in una cava di pirofillite, un materiale piuttosto morbido, il quale si origina dalla trasformazione metamorfica di un deposito sedimentario. Questo dimostrerebbe che la formazione del materiale è posteriore ai 2,8 miliardi di anni. I geologi che le hanno studiate propendono per ritenere che siano il prodotto di fenomeni naturali. Non la pensa così Michael Cremo, studioso di Opart e cultura preistorica, secondo il quale le sfere suggeriscono che in passato remotissimo il nostro pianeta abbia ospitato vita intelligente, indigena, extraterrestri, o di origine extraterrestre. Invece, quello che sembra incredibile è il ritrovamento di una sfera in Ucraina molto più strana di queste ultime. Fu trovata da un gruppo di lavoratori nel 1975 in Ucraina occidentale, dentro una cava di argilla a circa 8 metri di profondità, in uno strato argilloso dell'età di 10 milioni di anni. Uno di questi lavoratori tentò di colpire l'oggetto, ma non si ruppe totalmente, scheggiando una piccola parte, e ciò permise all'uomo di intravedere all'interno dell'oggetto stesso, costituito da una sostanza simile al vetro. L'uomo prese il macigno e lo portò a casa. Ignaro di cosa fosse, lo donò al figlio piccolo. Il bambino, ignaro di ciò che aveva tra le mani, se lo portò a scuola, ma lo dimenticò lì. E fu lì che un professore intuì che si trattava di qualcosa di più di una formazione rocciosa. La sfera passò degli anni in un museo cittadino, fino a quando, coincidenza del destino, cadde nelle mani del professor Boris Nikolaevich Naumenko, componente dell'Istituto di Fisica della Terra dell'Accademia Russa delle Scienze. Questo consentì di prendere seriamente in carico indagini scientifiche, avvalendosi di due suoi colleghi, come il dottor Menkov dell'Istituto di Fisica di Mosca e Valentin Fomenko dell'Associazione Industriale Scientifica di Soyuz. Dalle analisi si evinse che la sfera aveva una forma ovoidale. L'asse di simmetria misurava 8,75 cm e il diametro perpendicolare della maggiore longitudine misurava 8,47 cm. Il peso di 617 grammi e la sua densità di 1,934 grammi per centimetri cubici. Ma la cosa più sorprendente fu quando il dottor Fomenko fece una radiografia della sfera e comprovò che il nucleo, simile ad un mezzo uovo, possedeva una densità minore di zero, vale a dire che era di massa negativa. I dati appena esposti, uniti alla presunta antichità, sono ben al di là di qualsiasi attività umana, lasciando aperta la possibilità della costruzione da parte di una civiltà ancora sconosciuta. Ovviamente, se si ipotizza con la probabilità che la massa del nucleo sia negativa, i dottori russi hanno anche ipotizzato trattarsi di un deposito di antimateria, inteso, sempre ipoteticamente, come fonte di energia. Ma le indagini sulla misteriosa sfera nera ancora continuano.